Siamo alla seconda settimana, alla seconda domenica. Domenica scorsa abbiamo parlato di due segni, il colore viola e la corona d'avvento. Sono due segni che ci dicono fra un po' è Natale. Oggi i Vangeli ci presentano un segno vivente, una persona precisa. Chi è questa persona che ci presenta il Vangelo? Come si chiama questo personaggio che è dentro il Vangelo? Giovanni Battista. Ecco, Giovanni Battista è la persona che ci viene presentata oggi. Se domenica scorsa c'erano dei segni presi dalla natura, diciamo così, oggi il segno è una persona, è Giovanni Battista. E viene definito come una voce che grida nel deserto. Allora qui ci dobbiamo fermare, perché questa è l'identità di Giovanni, voce di uno che grida nel deserto. Allora, anzitutto il deserto. Ci troviamo nel deserto qui della Palestina, vicino Gerusalemme, sotto Gerusalemme, vicino al Giordano, ma il deserto indica anche tutti noi. Il deserto è il deserto di valori, il deserto di ideali, il deserto è la crisi. È un tempo, e forse tutti i tempi sono stati così, è un tempo di deserto, di fatica. Nel deserto è difficile andare avanti. Non vedi l'ora che arrivi una fonte d'acqua, e però camminare dura. E allora c'è qualcuno che grida nel deserto, una voce. Allora, la voce anzitutto non è la parola. Adesso vi faccio una distinzione filosofica, però voi siete bambini intelligenti, capite anche questo. La parola significa, la parola con la P maiuscola, significa il contenuto della voce. La voce è soltanto quella che voi ascoltate. Se ad esempio vi chiama la mamma, Beatrice vieni qui, allora voi sentite Beatrice vieni qui, però riconoscete nella voce la mamma, la presenza della mamma. Quindi andrete lì non perché qualcuno vi ha detto Beatrice vieni qui, ma perché quella voce si sintonizza ad una persona, si sintonizza ad un cuore preciso, che è il cuore della mamma. Allora voi andate, vi fidate. Se quella voce la dicesse un estraneo, non andreste. Quindi la voce è una cosa e la parola, diciamo, è un'altra. Allora, adesso possiamo capire che se Giovanni Battista è la voce, e vi faccio questa domanda, chi è la parola? Bravo, Dio, è Gesù in questo caso. Quindi, Giovanni rappresenta la voce, ma la parola è Dio, è la parola vivente che è Gesù, il Verbo fatto carne. Quindi nel deserto qualcuno grida, sta arrivando Gesù. Ok? Ci siamo fino qui? Bene, questa voce potrebbe essere un po' come un megafono. Il megafono è uno strumento che è collegato ad una persona la quale parla e attraverso il megafono comunica le cose che pensa. Allora potremmo dire che Gesù è la persona che parla e Giovanni Battista è il suo megafono. E sapete cosa si fa quando, almeno una volta si faceva così, oggi ci sono altri strumenti, per far conoscere qualche cosa girava una macchina con un megafono e quel megafono diceva stasera c'è il circo di Moira Orfei, ma uno non vedeva niente, sentiva solamente che c'era la notizia del circo e allora iniziava a pensare, bene, bisogna andare a vedere il circo. Allora,
il megafono è Giovanni Battista e chi parla è Gesù. Attenti bene, che cosa ci vuole dire? Allora, Gesù, attraverso Giovanni Battista, ci vuole dare una notizia. Preparatevi perché sto arrivando. Questo è quello che ci vuole dire. Quindi, come domenica scorsa abbiamo visto che c'era la corona d'avvento e il colore viola che dicevano preparatevi, sto arrivando, oggi ce lo fa dire attraverso Giovanni Battista. Quindi noi abbiamo bisogno di segni visibili, ma anche di persone. Anzi, dice un documento del Concilio Vaticano II, che noi come persone, noi come Chiesa, diventiamo segno e strumento dell'amore di Dio. Allora, in casa, se una mamma in avvento si comporta bene, una bambina dirà: ma ti comporti bene, diventa segno. Perché ti comporti bene? Perché sta arrivando il Natale. Allora, quella persona diventa segno vivente, vale molto di più della corona d'avvento, vale molto di più del colore viola, vale molto di più di qualsiasi croce. Sapete, noi ci fissiamo sui segni, ma ci dimentichiamo del segno che siamo noi. Facciamo le battaglie per avere il crocefisso nelle scuole e magari ci sono dei maestri che dicono le parolacce o bestemmiano. E allora, che segno è quel maestro, quella maestra, se si comporta male? Un esempio, si comportano tutti bene, i maestri che sono qui poi sono bravissimi. Se si comporta male, può avere anche il crocefisso attaccato sulla sua testa, ma non corrispondono le cose. Quel crocefisso parla d'amore e lei invece no. Allora, dobbiamo sincronizzare i segni, ok? Ecco, questo ci tenevo a dire oggi, questo è il contenuto dell'omelia di oggi. Esistono dei segni visibili, ma esiste un segno che siamo noi. E dobbiamo imparare a sincronizzarci con questo tempo di avvento.